Ben ritrovati cari amici con questo primo appuntamento, la prima edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, l'Italia sfonda il muro dei 10.000 casi. Conte dice evitare lockdown, nuova ondata con strategia diversa. Aumenta la pressione sugli ospedali, 434 ricoveri in 24 ore, insomma, e più 52 in terapia intensiva. La Lombardia è la regione con il maggior incremento, con 2.419 positivi rintracciati in un giorno. Aumento di contagi anche in Campania, con 1.261 in più rispetto a giovedì. Il Premier ha detto che siamo tutti preoccupati perché questa seconda ondata sta stressando i sistemi sanitari, anche le economie e i tessuti sociali. I nostri cittadini sono stanchi, vengono già da una prova durissima. Il passo lento delle regioni sulle terapie intensive. Piemonte, Campania e Lombardia in ritardo. Veneto da record, ora ne ha di più del previsto. Il commissario all'emergenza Arcuri e i governatori ha detto non hanno attivato 1.600 posti di intensiva, ma ci sono regioni che hanno fatto peggio di altre. Per esempio la Lombardia ha attivato poco più di 130 postazioni in più rispetto a marzo, a fronte di circa 600 richieste dai piani di emergenza. Bene Emilia e Lazio. Nuova ordinanza in Lombardia, stop ad alcol e cibo all'aperto dalle 18, ristoranti chiusi alle 24, didattica a distanza alternata alle superiori, nuove regole in vigore dal 17 ottobre al 6 novembre. Il governatore Fontana si dice meno preoccupato rispetto a marzo perché adesso abbiamo una maggiore conoscenza di quello che sta succedendo, abbiamo migliori risposte dal punto di vista medico e conosciamo un po' di più questo virus. Il prefetto di Milano ha detto non parliamo di coprifuoco perché la nostra vita non dipende solo dall'apertura di un bar o un ristorante. Coronavirus in Francia, 25.000 contagi, la Spagna 222 morti e oltre 15.000 casi, più di 7.000 infetti in Germania, quasi 10.000 contagi in Repubblica Ceca, in Belgio caffè e ristoranti chiusi per un mese, in Svizzera oltre 3.000 casi giornalieri, nuovo record in Argentina, 17.096 infezioni e 421 decessi. A Malta positivo il 4,23% dei tamponi. Le stime USA dicono che entro febbraio altri di 171.000 morti. Camera, positivi capigruppo Davide Crippa del Movimento 5 Stelle e Maria Stella Gelmini di Forza Italia, contagiata anche la deputata 5 Stelle Giordano. La parlamentare di Forza Italia su Facebook ha scritto massima precauzione e rigore, le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa. Il collega del Movimento 5 Stelle ha detto volevo rassicurare tutti che sto bene e che sono stati attivati tutti i protocolli previsti. La prossima settimana Montecitorio affronterà la discussione su digitalizzazione degli atti e voto a distanza. Notizie da Napoli e dalla Campania. Scuola consentita per alunni da 0 a 6 anni, a integrazione dell'ordinanza numero 79 su richiesta dei sindaci pervenuta dall'unità di crisi attraverso l'ANCI e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da oggi è consentita anche una presenza all'attività delle scuole dell'infanzia, come nidi, asili con bambini di età compresa nella fascia dal 0 a 6 anni, come dicevamo. Coronavirus diretta da c'è stata la diretta di De Luca il 16 ottobre. Vincenzo De Luca, nella consueta diretta del venerdì, ha espresso le sue preoccupazioni sull'emergenza coronavirus in Campania, dove si registra un costante e preoccupante incremento di contagi. Il governatore risponde anche alle polemiche sull'ultima ordinanza che prevede la chiusura delle scuole sino a fine mese e pesanti divieti alle libertà sociali. Tragedia della Solfatara, chiesti 33 anni per i gestori del sito, 6 anni di reclusione per Giorgio Angarano, legale rappresentante della Vulcano Solfatara SRL, con un terzo della pena per il rito abbreviato, la richiesta base sarebbe stata 9 anni.
5 anni e 4 mesi, anche questi già ridotti da 8, per gli altri 5 soci pena pecuniaria di 172.000 euro per la società e confisca dell'area già sotto sequestro. Queste le pesanti richieste di condanna formulate nell'udienza di ieri 16 ottobre avanti al giudice del Tribunale di Napoli, Egle Pilla, e dai due pubblici ministeri della Procura partenopea, Anna Frasca e Giuliana Giuliano, titolari del procedimento penale per la tragica morte avvenuta il 12 settembre 2017 dei coniugi veneziani di Meolo Massimiliano Carrer e Tiziana Zaramella e del loro figlioletto Lorenzo. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Contagi in Friuli Venezia Giulia, in una settimana crescita del 13,1%, il dato percentuale tra i più alti del nord Italia. Boom in Umbria e Campania, sopra il 30%. L'incremento più contenuto in Lombardia. Nell'ultima settimana, quindi dal 7 al 13 ottobre, il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento percentuale dei contagi da coronavirus del 13,1%, mentre nelle ultime due settimane si rileva un'incidenza di 80 casi positivi per 100.000 abitanti. Lo rileva l'ultimo focus della Fondazione Gimbe, che ha studiato nei vari territori l'andamento dell'epidemia. Covid a Gorizia, 27 contagi e 54 quarantene. Sindaco Ziberna fa il punto dopo la nuova ordinanza del Friuli Venezia Giulia che introduce limitazioni per le case di riposo. In seguito all'aumento continuativo e importante dei contagi, il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga ha emanato una norma che limita ancora le visite nelle case di riposo e nelle strutture per la lungodegenza. Lo scrive in una nota il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Potranno entrare familiari solo se autorizzati dall'azienda sanitaria. Purtroppo fra le persone maggiormente colpite dalle conseguenze dell'epidemia ci sono i nostri anziani, soprattutto chi non è autosufficiente e si trova in strutture protette. Durante una passeggiata trovo una granata tedesca, intervento di bonifica degli artificieri in località Via Col di Barrette in comune di Tricesimo. Ieri mattina gli specialisti del terzo reggimento guastatori, allertati dalla prefettura di Udine, hanno effettuato un intervento di bonifica del territorio da residuati bellici risalenti al secondo conflitto mondiale. I guastatori, accompagnati dai carabinieri della locale stazione, si sono recati in località Via Col di Barrette, nel comune di Tricesimo, dove qualche giorno fa un escursionista aveva segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un grosso ordigno. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna. Mario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.